per aggiudicare ad Antonio Muscatiello. Antonio Muscatiello, pugile italiano della scuderia Opel 2000, è al suo quarto combattimento, i tre precedenti da tutti vinti, di cui due prima le quinte e uno ai punti. Di tutt'altra esperienza è l'avversario ungherese, con i suoi 7 combattimenti vinti, 16 pareggiati, 16 persi e 2 pareggiati. Intanto, intanto la voce del lo speaker ufficiale dell'incontro, fuori i secondi, tutto è pronto per questa seconda ripresa. L'angolo all'angolo rosso, lo ripetiamo, Antonio Muscatiello, all'angolo bianco il pugile ungherese Antal Kubchak, l'arbitro, lo ricordiamo, è il signor Luciano Nigro. I giudici sono Pierluigi Panichi, Marzia Simili e Dario Bibbiani. Si muove bene Muscatiello, porta rapidamente il gancio destro a vuoto. Il destro ora di Kubchak. Un richiamo dell'arbitro Nigro a Kubchak, ancora il sinistro al volto per Muscatiello. Non ricordiamo la categoria dei pesi welter, 66.700 il peso. Una serie di colpi, due sinistri e un destro, ancora un destro di Muscatiello, un sinistro al volto parzialmente schivato da Kubchak, ancora un sinistro violento, il destro largo va giù Kubchak dalla seconda ripresa. All'angolo neutro viene richiamato Muscatiello dal signor Nigro, contato, a posto, si può riprendere, violenta serie di colpi, non ancora, non si può ancora riprendere, eccolo, box, violenta serie di colpi al volto e al corpo da parte di Antonio Muscatiello, che hanno messo in ginocchio, hanno piegato la resistenza di Antal Kubchak. Per lui, lo ricordiamo, 14 sconfitte, 7 vittorie e 2 pareggi nel totale dei suoi 23 incontri. Per il giovane invece Muscatiello, 3 incontri da professionista, tutti e 3 vinti, 2 prima del limite e 1 ai punti. Stasera se la vedrà con la distanza delle 6 riprese. Ancora un sinistro in mezzo alla guardia di Kubchak. Ancora il destro, sinistro, violentissimo scambio di colpi, va giù Kubchak e ora mi pare che si possa dire che sia finita. Respira con la bocca con grande difficoltà, tira sui guantoni, ma è davvero in palese difficoltà. Si ritorna a combattere, ancora un sinistro centrato, praticamente Muscatiello è padrone del ring, prova però a bozza una reazione Kubchak, non ce la fa più Kubchak, l'abbiamo visto piegarsi sulle ginocchia. Finisce qui questa seconda ripresa. Naturalmente.